Cari spettatori del Cinevirus, il film che vi raccontiamo oggi è Il sorpasso di Dino Risi, 1962, con Vittorio Gasman e Jean-Louis Trentignan. Il sorpasso, già il titolo ci dice che stiamo nell'atmosfera di quegli anni, andare avanti, correre, superare ad ogni costo, ed è in effetti la storia di un viaggio. Bruno Cortona, Vittorio Gasman, un Vittorio Gasman ormai sdoganato dalle parti trusci e serie dai soliti ignoti di Mario Monicelli e che ha incontrato anche un regista che sarà importante e ne farà molti film con Dino Risi, parte da Roma, nella Roma di Ferragosto, vuota e desolata, come poi sarebbe accaduto anche qualche anno dopo, parte con questa macchina meravigliosa, incontra Roberto Mariani, Jean-Louis Trentignon, uno studente discreto, ritroso, timido, che si difende dalla vita, esattamente il contrario del carattere esplosivo di Gasman, e partono insieme su questa macchina, attraversano l'Italia per andare a Castiglioncello, dove lui, Bruno Cortona, vorrebbe incontrare la moglie, la ex moglie, e la figlia. E questo viaggio diventa un viaggio di conoscenza, di iniziazione per Jean-Louis Trintignant che scopre una faccia della vita che lui non aveva mai potuto nemmeno immaginare. Mentre Gassman esplode in tutte le possibili manifestazioni, dalle corna alle battute su. Antonioni ha visto l'eclisse e dice che si è anche fatto una pennica. Arrivano a Castiglioncello, dove Gasman incontra la ex moglie e soprattutto la figlia Bibi, interpretata da Catherine Spack, che si è fidanzata con un agiato e anziano possidente con il cashmirino sulle spalle, Claudio Gora. Ma il film, poi nel ritorno, imbocca una curva drammatica, terribile, mesta, amarognola ed è L'altra faccia di tutta la vitalità esplosiva che abbiamo visto fino a quel momento. Ed è anche il segno di un film che è profondo, molto più profondo di quello che apparentemente potrebbe sembrare, e in questo ci sta la sceneggiatura che dovrebbe anche qui essere forse disonego, perché il film inizialmente era stato. Pensato per Alberto Sorti e pensate avrebbe dovuto intitolarsi Il giretto. In realtà poi la sceneggiatura è firmata da Scola, Maccari e Risi. Colonna sonora. Piena di motivi di quegli anni 60 che ancora ogni tanto continuiamo a cantare: con le pinne, il fucile, gli occhiali. Ah ah ah, quando il mare è una tavola blu.